di parlare un po' fuori campo perché devo presentare una pura analisi istituzionale del problema. Chi fa un'analisi istituzionale sa bene che non ha grandi dati quantitativi da presentare, perché i dati quantitativi sono spesso irrilevanti e deve solo mettere in luce alcune connessioni logiche tra regole, cioè deve fare uno studio di sistema e in sostanza uno studio di legal process. Oltretutto la presentazione di questi studi richiede un lessico che normalmente è indigesto perché è famoso di Valese e quasi tutti lo capiscono. Quindi il primo problema è quello di tradurre dal legalese in termini accessibili. E la prima cosa che voglio fare è presentarvi una parafrasi che dà una spiegazione del testo. Ecco, di cosa voglio parlare? Io voglio parlare di quali sono state le scelte di politica del diritto che hanno fatto i legislatori e i regolatori, va sempre bene lo stesso parlare dell'uno o dell'altro. Parlare dell'uno o dell'altro, però le scelte delle regole sono fatte normalmente dai legislatori. E cosa hanno fatto i legislatori fuori dalla UE? E quindi mi rivolgo a quella parte del mondo che per adesso non abbiamo ancora considerato sufficientemente. E qual è stata la loro risposta nel tempo all'offerta di nuove varietà vegetali? Il che significa sostanzialmente quali regole sono state adottate per conformare in un certo modo il mercato sementiero a fronte della presenza su questo mercato di prodotti che sono nuove varietà vegetali. Allora, per esaminare questo problema, bisogna partire dal fatto che i legislatori, nonostante quello che dicano, non sono il signore dell'universo, ma operano all'interno di certi vincoli istituzionali che obbligano il legislatore a seguire certe strade piuttosto che altre, e soprattutto dei vincoli di carattere internazionale. Quindi per i paesi esteri ci sono questi due vincoli. Come è fatto l'assetto di base della distribuzione dei poteri circa che cosa coltivare e come sono i vincoli internazionali di cui sono circondati. Allora, per quanto riguarda la scelta iniziale, si deve assumere che la scelta di cosa coltivare spetta a chi ha il controllo dei fondi agricoli, cosa banalissima, molto spesso viene dimenticata. Quindi la scelta spetta agli agricoltori, non è importante che sia l'agricoltore individuale, collettivo, familiare, è sempre un'azienda agricola solitaria che sceglie di cosa coltivare sul fondo. Tuttavia la scelta degli agricoltori, altra banalità, è fortemente condizionata dalla disponibilità presente sul mercato sementiero. E qui ci sono due grandi tipi di mercato, i quali costituiscono comunque un vincolo per il legislatore. Ci sono i mercati cosiddetti informali, dove sono presenti sementi autoprodotte, oppure sementi scambiate e barattate variamente su mercati locali, oppure mercati invece conformati. Se il mercato è un mercato informale, allora si deve tenere presente che su quei mercati è difficilissimo impiantare un sistema di controllo di qualità delle sementi, perché appunto sono mercati informali e sono i soliti mercati che conosciamo, quelli che abbiamo conosciuto da piccoli nelle figurine dei manuali elementari. Il principio fondamentale è che l'acquirente deve garantirsi da solo, cioè il principio vecchissimo, cari attento, compri quello che vuoi, però stai attento che la responsabilità è quella. Le garanzie della vendita sono debolissime in tutti i sistemi. Oppure ci sono dei mercati conformati, dove c'è una qualità garantita per le sementi che si comprano, però queste vengono ovviamente fornite soprattutto da fornitori professionisti, specialisti della creazione di certe varietà vegetali, specialmente di nuove varietà vegetali. La tendenza attuale, come sapete, è quella a utilizzare procedimenti di ingegneria genetica, ma questo è un aspetto fattuale di cui mi occuperò dopo.
Se il mercato è un mercato regolato, allora il legislatore può intervenire esercitando una specie di potere di veto, cioè vietando che certe sementi siano commercializzate e distribuite o altro. Se il mercato è informale, invece questo potere di veto non esiste e quindi non fa parte del panorama delle scelte di politica del diritto che il legislatore può compiere. Quindi i controlli poi ci sono o non ci sono, però attenzione, creare dei controlli non è una sola materia di scelta legislativa. Creare dei controlli efficaci significa creare anche degli apparati di controllo efficaci, quindi occorrono uffici, occorrono laboratori, occorrono apparati professionali che controllino il mercato, perché altrimenti diventa una law in the books che rimane lì e non passa la law in action, quindi non fa parte delle vere scelte di politica del diritto. Adesso vediamo il quadro del vincoli internazionali. Allora, ci sono vari strumenti internazionali, io qui cerco di riassumere al massimo perché altrimenti sarei troppo. Un primo vincolo internazionale nasce dalla protezione dell'intellectual property realizzata dalla convenzione cosiddetta UPOF, la convenzione che ha dato origine alla Union for the Protection of New Tangible Rights. Questa convenzione, come si legge sulla slide, è stata stipulata a Parigi nel 1961 e poi è entrata in vigore, adesso c'è la versione finale 1991. Sottolineerei le date, perché 1961 significa epoca precedente o antecedente all'introduzione di quelle tecniche, diciamo, di ingegneria genetica che danno origine al progetto. In realtà si è trattato di una convenzione che è nata sulla spinta di governi europei, in particolare del governo francese, a cui il governo italiano si è accodato molto volentieri e è entrata subito a far parte della Union, e che stupisce un po' perché attualmente, come vedremo, sia la Francia che l'Italia sono piuttosto ostili agli OGM, eppure sono stati i protagonisti della creazione di un sistema di protezione dell'intellectual property su materiale vegetale a livello mondiale. E nella versione 1991 questa convenzione ha anche inglobato il sistema americano, che risaliva addirittura agli anni 30 del Novecento, che consentiva la tutela delle nuove varietà vegetali nella forma di brevettazione e quindi nella forma di patent normale. Mentre con la convenzione UPOF si crea uno speciale diritto di sostanzialmente brevettuale sulle nuove specie vegetali, che siano nuove, stabili, eccetera. Quindi si è ammesso una tutela brevettuale, che prima non c'era, sulle nuove specie vegetali. Attualmente, ecco qui il quadro mondiale, grazie alla pressione esercitata congiuntamente dagli Stati europei e dagli Stati Uniti, quasi tutti gli stati più importanti sono membri dell'Unione per la protezione delle varietà, nuove varietà vegetali. In rosso quelli che non sono ancora membri, e poi quelli che sono semplicemente aderenti all'Unione, tutti gli altri, come si vede, fanno parte. Quindi c'è stata una enorme ondata mondiale che ha portato a una forte protezione, che prima non c'era, dell'intellectual property in materia di varietà vegetali, e ripeto, questa è anteriore alla diffusione degli OGM. Poi ci sono i TRIPS Agreement, e questi sono nati dal Uruguay Round nell'86-94, poi ci sono state variazioni, però sostanzialmente con i TRIPS Agreement all'interno del sistema del WTO si prevede l'articolo 27 che gli stati devono dare protezione all'intellectual property anche in materia vegetale. Quindi ci sono obbligazioni degli stati, sia come membri della UPOF, sia come membri dei Trade Agreement, a dare tutela all'intellectual property in materia vegetale. E questo è un vincolo. Ci sono poi tutta una serie di altri vincoli che nascono da trattati bilaterali, particolarmente intensa quella delle cosiddette investment agreements, quali sempre prevedono una tutela dell'intellectual property anche in materia vegetale, che è cosiddetta una tutela più intensiva, perché lì si prevede per esempio che ci sia un arbitro
che decide nel caso in cui il titolare di un diritto di intellectual property non si senta soddisfatto, non si senta tutelato nello Stato che pure si è obbligato con trattati internazionali, accordi internazionali, a proteggere la sua intellectual property. Ecco, a questo punto volevo fare una piccola pausa per ricordare brevemente cosa significa avere una protezione di intellectual property su nuova varietà vegetale, perché ogni tanto le persone che si spaventano il senso di che cosa significa garantire, specialmente sul mercato salentiero, che cosa è l'attribuzione di un diritto di intellectual property, IP, secondo il gergo internazionale ormai entrato in vigore. Ora, avere un sistema di intellectual property significa avere un sistema proprietario. Il sistema proprietario è creato esattamente per remunerare gli investimenti privati che portano a un certo trovato, a una certa scoperta. La sua funzione è questa. Ora, se questa è la sua funzione, è abbastanza ovvio che quello che viene incentivato sono soprattutto gli sviluppi e le ricerche, diciamo così, di soggetti privati. Perché sono questi che hanno bisogno poi della remunerazione necessaria per rientrare nei rischi e nei costi dei propri investimenti. La tutela mediante intellectual property si presta male invece agli investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici non hanno un grosso bisogno di intellectual property, hanno bisogno di riconoscimenti morali, di un minimo di riconoscimenti economici, ma non hanno esattamente bisogno di quel tipo intenso di tutela proprietaria che i diritti di IP consentono al titolare del diritto. Quindi c'è un ovvio significato dire c'è la tutela dell'intellectual property, quella cartina che abbiamo letto prima che dimostra l'ondata di diffusione di queste forme di protezione, porta logicamente a certe conseguenze di cui non dobbiamo sorprenderci. Sono esattamente le conseguenze necessarie e volute di quella scelta che è stata fatta a partire dagli anni 60 del secolo scorso di garantire la tutela dei diritti di IP sia nella forma un po' attenuata del lupo, sia nella forma americana che invece è nettamente più intensa, ma in un modo o nell'altro si garantisce che chi dà le sementi, che sono nuove varietà vegetali, non necessariamente OGM, basta che siano nuove varietà vegetali che abbiano certe caratteristiche di qualità. Quello è tutelato, nel senso che riserva a sé tutta una serie di diritti e anche una serie di royalties quando è caso, ma riserva il diritto soprattutto di impedire all'acquirente delle sementi l'ulteriore commercializzazione di quel tipo di sementi. Questo è il minimo, la minima tutela che viene richiesta dal titolare di un diritto di intellectual property. Il che significa una cosa importante che va sottolineata. Chi ha un diritto di IP normalmente non entra in mercati informali. E non entra in mercati informali per una ragione abbastanza ovvia, che su quei mercati farebbe molta fatica a avere tutela dei suoi diritti di intellectual property, quali, essendo diritti su beni materiali, hanno bisogno di un sistema di controllo efficiente e anche abbastanza sofisticato. Quindi non avere la tutela dell'intellectual property, e quindi non entrare ad esempio nel gruppo, significa che gli agricoltori del paese che ha scelto di non entrare non avranno facile accesso al materiale sementiero innovativo di qualità. Se vuoi quel materiale deve entrare nel sistema UFO, almeno nel sistema UFO, se non nel sistema UTO, e così ci sarà la possibilità di accedere a quel materiale innovativo con tutte le conseguenze favorevoli per gli agricoltori specialmente, i quali se coltivano con nuove varietà vegetali non lo fanno perché hanno improvvisamente cambiato il solito atteggiamento conservatore degli agricoltori. Lo fanno perché sono stati assolutamente convinti che la loro resa e il loro guadagno migliora di molto se usano quella nuova varietà vegetale rispetto a un'altra. Che sia OGM o meno, ripeto, interessa poco, perché in realtà le scelte degli agricoltori, che sono scelte sempre più orientate verso l'uso, come abbiamo appena sentito, soprattutto di varietà OGM di 3 o 4 specie vegetali, lo fanno nell'interesse proprio. Dire che gli agricoltori rispettano la scelta significa dire che lo faranno nel loro interesse.
una restrizione del mercato cementiero e quindi si crea un oligopolio o una situazione di oligopolio. Dire che si crea una situazione di oligopolio è la scoperta dell'acqua calda, perché avere una tutela dell'intellectual property, che sostanzialmente significa un diritto di privativa che crea una situazione di monopolio, dà ovviamente luogo a una situazione di oligopolio tra quei pochi che possono permettersi di affrontare i costi necessari per ottenere un'innovazione perfettabile. E in effetti si vede che col tempo il mercato cementiero sta restringendosi, nel senso che viene emarginato come ovvia conseguenza di quelle scelte di politica del diritto di favorire l'intellectual property in materia di prodotti vegetali, il mercato si restringe, diventa sempre più oligopolistico, la tendenza è in atto e lo si vede perché nel 2006 il 49% del mercato cementiero globale era appannaggio delle prime 10 società agrobiotech, nel 2008, due anni dopo, la percentuale è salita al 55%, quindi l'incremento c'è, l'immediato si vede e la tendenza è ovvia e siccome i legislatori reagiscono alle tendenze, ecco che si spiegano certe reazioni. Ma adesso c'è un secondo aspetto su cui volevo richiamare brevemente l'attenzione. E cioè a partire dagli anni 60-80 sia la FAO che la World Bank hanno molto sviluppato politiche tese a incentivare particolarmente i paesi cosiddetti in via di sviluppo a adottare sistemi di controllo di qualità delle sementi commercializzate. Questo per venire incontro alle esigenze degli agricoltori, i quali dovrebbero essere garantiti che il materiale sementiero a cui accedono sia un materiale di buona qualità. Cioè, non si può sempre affidare alla propria esperienza professionale, il cave a tempo va bene nel sud, ma fuori da lì crea dei problemi. Ora, questa tendenza a creare mercati controllati, quindi mercati formali, e questa è stata la seconda grande ondata che si è sviluppata specialmente nei paesi in via di sviluppo negli ultimi decenni del secolo scorso, in realtà è una tendenza che porta anch'essa a immaginare i mercati informali, quindi gli scambi, i baratti tra gli agricoltori locali e i piccoli produttori. Qui evidentemente la scelta è una scelta necessaria, ricorda molto quella che capita e di cui tutti abbiamo grandissima esperienza in materia di tutela del consumatore. Quando c'è la tutela del consumatore significa che c'è qualcuno che fa il controllo di qualità dei prodotti al posto del consumatore singolo. In Europa ne abbiamo esempi a bizzeffe, tutti sappiamo che cosa capita. C'è anche un effetto redistributivo perverso. L'effetto redistributivo perverso bisogna metterlo in conto perché è assolutamente inevitabile. Quando ciascuno di noi compra una lavatrice, il 40% del prezzo è dovuto al fatto che c'è una garanzia di buon funzionamento abbastanza estesa perché c'è una regola imperativa che li può. E questo lo pagano evidentemente tutti, anche quelli che magari rinuncerebbero ad avere una garanzia di buona qualità se avessero un prezzo inferiore, che significa che la parte più povera dei consumatori semplicemente non accede a quell'elettrodomestico perché costa troppo, perché c'è un costo giusto. Come questo è assolutamente inevitabile, bisogna metterlo in conto e quindi c'è un miglioramento, c'è stato un miglioramento delle qualità presenti sul mercato sementiero, ma di nuovo un miglioramento che ha portato all'immaginazione dei piccoli produttori, perché come si fa il controllo di qualità del mercato? Beh, si impongono delle regole, impongono delle regole di informazione al consumatore, delle regole di imballaggio, delle regole di indicazione di provenienza, che sono tutte cose costose e che i piccoli produttori non riescono a affrontare, che riescono a affrontare sui grandi produttori. E quindi di nuovo abbiamo una spinta sinergica a immaginare i mercati sementieri locali, le sementi autoprodotte, quelle scambiate, quelle di tipo cooperativo, per creare invece di nuovo un'altra tendenza a un mercato che premia i professionisti. E siccome quando c'è il premio del professionista c'è ovviamente tutta una serie di ricadute che qui sono state elencate e che quindi non ritocco, evoco semplicemente dicendo che c'è una tendenza a creare forme di oligopoli, questa tendenza a creare forme di oligopoli
creato un problema. E cioè là dove soprattutto le nuove varietà vegetali hanno avuto successo perché gli agricoltori le hanno adottate in massa, c'è stata una forte riduzione delle coltivazioni di altre specie che erano locali tradizionali, che sono state sostituite con quelle innovative. E è l'ovvio, l'ovvia conseguenza, mi rendo conto che qui sto annullando un po' troppo in banalità, però è stato esattamente lo stesso modo con cui l'automobile ha schiacciato la carrozza a cavalli. Le carrozze a cavalli che prima circolavano in tutte le nostre città sono scomparse perché è arrivata l'automobile e c'è stata una generale preferenza per l'automobile rispetto alla carrozza a cavalli. Quindi il fenomeno è avvenuto e ha lanciato a tutti un segnale d'allarme perché si è detto in questo modo riduciamo la biodiversità vegetale, quindi c'è un costo pubblico, un costo generale che viene pagato a vantaggio di chi? A vantaggio soprattutto degli agricoltori, poi del consumatore, ma quello contamina, e dei produttori di nuove varietà vegetali. Siccome negli ultimi vent'anni la produzione di nuove varietà vegetali è quella mediante OGM, ecco che si è sollevato il problema degli OGM, ma in realtà il target è un sistema di cooperative rights sulle varietà vegetali. Da qui tutta una terza ondata di strumenti internazionali, anch'essa complicata, complessa, che si interseca l'uno con l'altro, anche perché in questi accordi internazionali ovviamente c'è una variabilità soggettiva, alcuni stati fanno parte dell'uno ma non dell'altro, ad esempio gli Stati Uniti non fanno parte di questa terza ondata di strumenti internazionali di cui sto parlando, e fanno parte invece delle prime due, anzi sono stati abbastanza protagonisti. Quindi una terza ondata di strumenti internazionali che per riassumere all'osso si esprime attraverso un'idea, l'idea è di fare in modo che soprattutto i paesi che non hanno un'industria agrobiotecnica sviluppata, ci sono stati tentativi di sviluppare in loco come è capitato in India e in Vietnam, però per adesso sono stati tentativi che non hanno dato grandi risultati. Gli investimenti che vengono richiesti, le competenze che vengono richieste sono troppo elevate, il distacco rispetto alle industrie più avanzate, quelle europee e quelle americane, che è troppo forte e non si riesce a colmarlo. Quindi c'è stata questa terza ondata di strumenti internazionali che è servita a che cosa? A veicolare il principio che comunque le risorse genetiche vegetali vanno preservate, sono un patrimonio comune, e quindi questo serve a controbilanciare quella ondata di privatizzazione che invece era partita anni prima, creando un solito scontro tra due correnti che sono l'una in contrasto con l'altra. Questi strumenti internazionali, faccio riferimento soprattutto al Cartagena Protocol e al Nagoya Protocol, e anche a quella speciale legislazione creata dalla FAO che finisce con essere una lex specialis rispetto alle altre convenzioni sulla diversità, diversità biologica, ma hanno come creato una sorta di flessibilizzazione degli obblighi di tutela dei property rights che gli stati avevano assunto in base a quelle altre convenzioni che ho nominato. È ovvio che quando si guarda a questi panorami internazionali succede che ovviamente si devono fare dei compromessi. Allora, in materia di varietà, nuove varietà vegetali, il discorso che si è portato su OGM, ripeto, si è portato su OGM solo indirettamente, perché in realtà quello che si ha di mira è un sistema proprietario. Però siccome tutte le nuove varietà vegetali vengono fatte mediante tecniche ormai di ingegneria genetica, chiamiamole così, alla fine non cambia l'oggetto del discorso, è un po' sviato sotto il profilo comunicazionale, ma questo non importa. Il problema è che come sempre di fronte a interessi in conflitto di cui non si riesce a fare una scelta, a livello internazionale la soluzione viene come sempre trovata dicendo beh, ciascuno Stato faccia come creda, che sembra una soluzione idiota, in effetti lo è, però devo dire che è la stessa che abbiamo trovato in Europa
per risolvere quello scalamento generale che era nato dalle guerre di religione, a un certo punto si è detto Purus Regio è un certo religio, ognuno segue la religione del suo principe, così mettete la discernare tra cattolici e protestanti, che, ripeto, è una soluzione abbastanza rozza, ma che per il momento era servita ad ancorare quella che sono state le tragedie della guerra dei trent'anni. Quindi in questo modo la scelta è stata fatta a livello internazionale dicendo beh, ognuno faccia come vuole, però c'erano i vincoli dei TRIPS, c'erano i vincoli di appartenenza all'UCOF, e allora che cosa si deve fare? Beh, la soluzione è ovvia, ci arrivava anche un avvocato di provincia, è molto semplice, mettiamo dei sistemi di controllo perché comunque il rischio alla biodiversità e il rischio ambientale c'è, allora il principio di precauzione in questo caso autorizza a prendere delle misure. Attenzione, il principio di precauzione non va declinato nel senso che autorizza a dire di no. Il principio di precauzione autorizza solo a prendere delle misure. Quindi la misura che si prenda è quella di fare un risk assessment, che poi noi distinguiamo nominalisticamente con risk management, ma guardate che è un'analisi di rischio. Solo che l'analisi di rischio si può fare in due modi, come del resto qui è stato ricordato. O fai un'analisi basata su dati scientifici accettabili e misurabili, o fai un'analisi basata su parametri che non sono misurabili e come tali lasciano completa discrezionalità a quello che ogni Stato decide. E questa è la soluzione che è stata individuata nel Caterina Protocol, ma che guardate è la stessa, tanto per tornare al Trattato di Vestfalia, è la stessa che è appena stata adottata dal Parlamento Europeo. Quale che cosa ha fatto? Ha detto, beh, ciascuno Stato faccia quello che desidera, e come facciamo? Gli consentiamo di inserire tra ciò che deve essere analizzato anche il fatto che quella determinata nuova realtà vegetale non sia in contrasto con la pianificazione urbana e alla fine anche con l'ordine pubblico. Ora, il giurista sa che quando si nomina l'ordine pubblico vuol dire che ognuno fa quello che vuole, cioè totale arbitrio, perché nessuno è riuscito a chiarire che cosa l'ordine pubblico voglia dire. E quindi scelta, ripeto, di politica che a livello internazionale non poteva essere diversa, ma che deve essere capita. E il problema è che gli stati emergenti soprattutto hanno cercato di approfittare anche, diciamo, delle emozioni suscitate dalla tecnologia OGM per, da una parte, cercare di sottrarre il mercato sementiero ai tentativi, diciamo, alle direzioni di tipo oligopolistico. Cosa che peraltro è wishful thinking, perché se vogliono fare controlli di qualità l'oligopolio lo recreano attraverso un altro canale. E poi affermare il principio che gli stati sono liberi di conformare i loro mercati esattamente come vogliono e non sono vincolati a quelli che sono gli obblighi della prima ondata dei trattati e soprattutto gli obblighi vitivinicoli. Salto questa parte che in parte è già stata trattata e voglio rilevare che le scelte di politica poste in essere dai vari stati extraeuropei in realtà non sono declinabili in termini OGM sì, OGM no. Non è quello il target. Il target è vogliamo avere un mercato sementiero di tipo proprietario dominato da pochi gruppi che sono poi multinazionali, quasi sempre estranei al mercato locale, o vogliamo cercare di proteggere i mercati locali e quindi creare un certa varietà di accesso al mercato sementiero e alla produzione sementiera. Questa è la scelta che dovevano fare e quelle sono state le risposte che ho cercato di riassumere. Grazie.